Buongiorno, scusate un po' l'improvvisazione di questa conferenza stampa che è stata convocata un po' d'urgenza. Vi dico la verità, noi siamo, almeno parlo per me, io sono un po' sorpreso, ci siamo addormentati ieri sera negli Stati Uniti con questo bel confronto, le regole del confronto Obama-Romney, eccetera, ci risvegliamo questa mattina in Bulgaria. E con dei toni che per tutta la mattinata sono rimbalzati in rete, poi è arrivato anche questo esposto dei quattro candidati, tre peraltro diciamo già trapassati, quindi ma insomma, una cosa un po' curiosa. Adesso io credo che noi avremo modo di spiegarvi, soprattutto con Paganelli, con Carbone e con gli altri che meglio di me conoscono anche le specifiche regolamentari che dimostrano che noi non stiamo minimamente cercando di cambiare le regole, ma anzi le stiamo pedissequamente seguendo, anzi forse facendo degli sforzi ulteriori per forse un po' per semplificarle, ma certamente nel pieno rispetto non solo dello spirito, ma anche della lettera di quelle che sono le regole di queste primarie. Il punto politico però obiettivamente per un attimo va fatto, cioè io adesso avendo dovuto improvvisare non ho potuto andarmi a cercare la citazione esatta di Malaparte sulla paura che fa compiere cose orrende, però c'è un libro di Malaparte nel quale lui racconta abbastanza diffusamente quali sono gli effetti devastanti della paura. Beh, credo che ci sia, diciamo, oggi di fronte a noi un fenomeno di questo genere. Basta, peraltro, confrontare i due testi dei quali si è parlato nel corso di tutta la mattinata, da una parte questo appello fortemente inclusivo alla partecipazione, completamente neutrale peraltro nella sua formulazione, che semplicemente metteva in campo uno strumento in più per, a fronte di regole che non sono sempre semplicissime, uno strumento in più per, nel pieno rispetto delle regole, poter portare più persone a votare al secondo turno, tutti quelli, che abbiano appunto avuto, un impedimento indipendente dalla loro volontà, sottoscrivendo tutte le carte di intenti possibili, eccetera, eccetera. E dall'altro questo esposto invece, ripeto, a me sembra un po' bulgaro, degli altri candidati che addirittura a questo punto non fanno più, questo l'ho visto rimbalzare anche in rete nel corso di tutta la mattinata, non si vuole più soltanto tenere lontani dalle urne decine di migliaia di cittadini che nel pieno rispetto delle regole vorrebbero poter partecipare, ma addirittura qualcuno parla dell'esclusione di uno dei due candidati, quindi davvero siamo di fronte a un fenomeno curioso e paradossale. Noi siamo qui per rispondere, credo, a tutte le domande che vorrete farci. Lino Paganelli, che è qui accanto a me, adesso vi introduce un po' ai termini principali della questione e poi se ne discute insieme. Sinteticamente, parto. Diciamo così, parto, diciamo così, dalla fine, da questo esposto che è stato presentato poche ore fa, adesso non so bene, l'ho ricevuto per caso alcuni minuti fa dopo che era stato distribuito ovviamente a tutti i giornali. L'esposto è, diciamo così, assolutamente inconsistente, perché fa un rilievo e si rifà a un regolamento che è quello che è relativo al codice di comportamento dei candidati, sbagliando tutti i riferimenti di carattere normativo. Per un semplice motivo, perché queste pagine che sono uscite oggi su alcuni quotidiani, intanto non sono fatte dal Comitato Matteo Renzi, che è quello che
io rappresento nel coordinamento nazionale e tanti altri rappresentano in altre strutture locali, e che si occupa di altro, di cercare di convincere le persone a votare per Matteo Renzi. Questa è un qualche cosa che viene fatta da una fondazione, poi su questo ci saranno eventualmente risposte e dettagli a parte. Non è un appello al voto per, non lo è nella sua formula, diciamo così, uscita sui giornali, non lo è neanche nei contenuti, perché qui vedete che cosa c'è alle mie spalle, è il sito, no? Sì, benissimo, è quello che si trova sul sito, è semplicemente un sistema per aiutare quelle persone che non sono informate, vi assicuro, non sono informate del fatto che in via Tomacelli si riuniscono ogni due ore, cinque persone sfornano una delibera. L'universo mondo di questa cosa, diciamo così, non è a conoscenza e non viene neanche messo a conoscenza, se non attraverso il lavoro che fate voi e l'informazione che voi divulgate. Non ci sono campagne di comunicazione per spiegare ai cittadini che non hanno potuto votare al turno precedente come poter fare, no? E anche il regolamento lo si trova semplicemente e soltanto se vai a scavare in qualche nicchia del sito. Dicevo che quella pagina e quello che sta scritto qui è assolutamente in linea con quelle che sono le regole che vengono, diciamo così, propinate a sprombattente dal Comitato Nazionale per le Primarie. Cerchiamo di comunicarle e di spiegarle una cosa che è fondamentale, che un qualsiasi soggetto politico cerca di fare, cerca di comunicare quelle che sono, diciamo così, le buone pratiche per poter partecipare ad una consultazione. Invece qui, da domenica, si sta facendo l'esatto contrario. Io avevo cominciato a parlare in maniera un pochino più trita, insomma, del fatto che la paura fa 90 e si vede poi in tutti i comportamenti che sono nati a partire dal pomeriggio di lunedì. Va bene. E lì è stato, diciamo così, un crescere momento per momento di complessità e di artificiosità nel sistema con cui queste persone possono, diciamo così, registrarsi alla votazione della prossima domenica. E quindi era uscita una delibera 21 che però a molti non piaceva, poi su questo magari anche Stefano potrà dire qualcosa, poi hanno fatto una 25, una 26, penso ne stia uscendo un'altra 27, cioè arriveremo prima di domenica alla delibera 52 sulla questione di chi può e non può votare la prossima domenica. Morale della storia, mi sembra che da un punto di vista politico ci sia solo da dire un fatto, cioè tutti quelli che vogliono partecipare siano accolti, sempre che abbiano, diciamo così, la voglia di riempire, quindi di fare un'altra fatica in più, quella di andare su un sito, riempire un modulo, spedirlo, dare la propria disponibilità, poi recarsi eventualmente a votare domenica prossima. Io penso che a queste persone che eventualmente, dopo tutto questo peregrinare per angoli burocratici, arrivano all'urna domenica prossima, dobbiamo regalargli dei mazzi di fiori, perché hanno fatto veramente un'operazione incredibile ed unica, no? Hanno dato un contributo straordinario alla storia democratica di questo paese, quando ci riusciranno. Sono uscite una serie di delibere che poi si scontraddicono l'una con l'altra, per esempio ieri era uscita non una delibera ma una circolare, poi qualcuno sul territorio dice non è neanche una circolare, è una semplice lettera del coordinatore del coordinamento, cioè di Nico Stumpo, in cui si dice che comunque se uno manda una mail, uno gli risponde. No, adesso, oggi è stata cancellata la risposta, cioè il silenzio non ha senso, è una nuova formula che è stata inventata dal Comitato dei Garanti delle Primarie del centro-sinistra. Normalmente siamo abituati a sentir parlare del silenzio ha senso, tu stai zitto, io faccio quello che ti chiedo. No? Invece in questo caso è stata escogitata l'arma del silenzio non ha senso, cioè tu mi scrivi, mi chiedi, mi dici guarda non ho potuto andare a votare, no? Non sono stato in grado di iscrivermi, vorrei, mi è capitato questo, quest'altro e non ho potuto farlo, vorrei farlo, bene, se io non ti rispondo tu non ci puoi andare, anche questa è una forma di, diciamo così,
Cioè, come li vogliamo trattare gli elettori? Non è tanto la questione di dargli un mazzo di fiori o meno, qui si tratta proprio di prenderli a calci, se andiamo, diciamo così, a seguire alla lettera queste cose. E quindi anche questo, diciamo così, è un ulteriore oltraggio. Come un oltraggio, secondo me, agli elettori che si presentano, è il fatto che questa mattina in molte realtà, a me è stato segnalato Terni, ma forse qualcosa anche a Roma, ma non ne sono sicuro, cioè viene semplicemente detto: no, guarda, lascia stare, tu non potrai votare, senza mettere a verbale né il nome, né il cognome, né chi è, né chi non è. Invece, in questa coacervo di delibere che vengono sfornate ogni due ore, praticamente si è creata una commissione composta da tre persone che all'unanimità devono vagliare le motivazioni. Io dico che sono stato malato. No, non lo sei stato. Dico che no, non lo so che cosa diranno. Inseriranno in questi moduli delle motivazioni. Quelli che sono andati lì avranno detto qualche cosa. Ecco, tutto questo, diciamo così, dovrebbe essere deciso da una commissione che si riunirà alla fine del periodo di riapertura, quindi dopo le 20 di venerdì 30, ma molto del lavoro a questa commissione non arriverà, perché chi va nelle sedi dei coordinamenti viene, diciamo così, invitato ad andarsene, perché non è congrua la motivazione che lo avrebbe portato nelle condizioni di non potersi iscrivere. Non dico altro sulle varie motivazioni, insomma, avete letto, avete visto, però mi sembra che essenzialmente le due cose fondamentali su questo aspetto relativo a come può votare un cittadino o una cittadina che non è riuscita a registrarsi nel periodo precedente sia stato detto tutto. Io voglio solo aggiungere due aspetti. Io ho chiesto 44 ore fa al Coordinamento Nazionale delle Primarie di conoscere il numero dei certificati elettorali ancora disponibili sul territorio e dove questi siano collocati. Dopo 44 ore non è arrivata nessuna risposta, se non una burocratica risposta, e gli uffici stanno lavorando e vi terremo informati. È importantissima questa informazione, perché di certificati elettorali ne sono stati stampati 8 milioni, sono giustamente stati distribuiti in giro, perché se vi ricordate bene, nelle precedenti primarie molto spesso si ricorreva alla fotocopia come, no, strumento per. Però è un'informazione sensibile, indispensabile, no? Come è indispensabile che i presidenti dei 9.232 seggi che riprenderanno vita domenica abbiano gli elenchi degli elettori, di quella base elettorale rivendicata nelle risposte e nei ricorsi che sono stati presentati in questi giorni. E benissimo, di questi 3.200.000 che hanno votato, allo stato attuale nella banca dati del sistema centrale del coordinamento delle primarie del centro-sinistra ne sono registrati ancora 1.200.000. Questo semplicemente perché è stato un lavoro immane quello che hanno fatto centinaia di migliaia di persone nella giornata di domenica. E noi a questi li ringraziamo per tutto quello che hanno fatto, come ringraziamo tutti quelli che hanno sfidato le file e hanno fatto il loro mestiere. Sono straordinari, come sono straordinari i tanti rappresentanti di Matteo Renzi nei seggi che hanno lavorato la domenica precedente. Però l'unica certezza per avere, diciamo così, una base dati significativa e sufficiente è che ci sia in ogni seggio, nel tavolo del Presidente, l'elenco di coloro che possono votare, e questo ancora non è dato averlo, anzi, come dicevo prima, ne mancano ancora 2 milioni di questi inserimenti. Quindi lavoriamo, c'è molto da lavorare praticamente, cioè da faticare, da fare delle cose. Perdere tempo fra chi si occupa, diciamo così, di far funzionare la macchina in scritture e robe varie non mi pare che ce ne sia. Ci sarebbe il bisogno di mantenere appunto la calma, togliere di dosso a chi ce l'ha la paura e guardare avanti per far riuscire bene, no?
il lavoro di tutte quelle persone che creeranno i seggi e di tutti quelli che avranno così che hanno così tanta voglia di lavorare da far sì che in poche ore siano state raggiunte migliaia e migliaia di richieste in tutte le varie, sedi. Dopodiché, se proprio qualcuno si deve preoccupare per diciamo così, di come funziona la comunicazione, basta, e lo segnalo a voi che siete qui in città, basta girare con una telecamera o semplicemente aprendo gli occhi e vedere che una forma, quella sì, vietata dal codice di comportamento dei candidati, cioè quella di fare dei manifesti dove non si invita a partecipare a un'iniziativa, ma si invita solo a votare, no? Hanno inondato Roma e io veramente quelli non so quanto siano costati, chi li abbia pagati, c'è sempre questo problema di chi paga le cose. Non, sinceramente non lo so, né l'una né l'altra cosa. Abbiamo fatto un ricorso l'altro giorno, ma è stata mandata dai garanti una garbata letterina per dire c'è stato segnalato che ci sono dei manifesti vostri, è vero? No? Questo è il massimo, diciamo così, di reazione che abbiamo avuto. Poi la lettera ce l'ho qui da qualche parte. Però, insomma... serietà, tranquillità, calma e lavoro sodo, che è quello che abbiamo davanti in questi giorni. Bene, per lui, Fausto. E poi magari no, noi ci rispondiamo. Io non voglio aggiungere nulla perché volevo semplicemente fare riferimento ai manifesti di cui ha detto Lino, che tra l'altro peraltro sono stati anche presenti davanti al nostro comitato. Se c'è un ricorso da fare, quello che ho potuto fare a noi, proprio perché il regolamento prevede che questa forma di comunicazione è fuori dalle regole. Noi diciamo, non possiamo ripetere che questo come dire, è un servizio ai cittadini. Non c'è oggi nel giornale, non c'è indicazione di voto per nessun candidato, né per Renzi né per Bersani, è un servizio al cittadino che da seguito alla decisione che è stata presa ieri in sede di coordinamento di consentire a tutti di poter non solo registrarsi presso gli uffici elettorali come era previsto dal primo regolamento, ma anche online per agevolare nei due giorni appunto alla partecipazione al ballottaggio. Quindi diciamo così, questo è più che altro è un servizio che è diverso appunto dall'affissione di manifesti che promuovono il voto a uno dei candidati, che invece non sarebbe possibile. Tutto qua. No, se ci sono domande, allora magari facciamo girare il microfono. Grazie. Temiamo brogli. Temiamo brogli sugli 8 milioni di schede? No, noi non temiamo nessun broglio. Pronto? Non temiamo nessun broglio. Cioè, vogliamo però che tutto sia gestito, siccome qui è un continuo richiamo alle regole, pare che ci siano quattro candidati che stanno lì a faticare dalla mattina alla sera per rispettare tutte le regole e qualcuno che non lo fa e qualcuno che fa il pierino della situazione. Non è questo, le regole ci sono e si applicassero, cioè, c'è tanto lavoro da fare per tutti. Registrare e riconsegnare nelle sedi provinciali, registrare tutti, mettendoli nel database, tutti i nomi, i cognomi, i dati di coloro che hanno votato e si sono registrati fino al 25, va bene? E riportare i certificati elettorali in luoghi tranquilli e normali. È una cosa, cioè non è un temere dei brogli, è semplicemente far rispettare delle regole. Mi perdoni,
diciamo, innanzitutto a me risulta che i candidati superstiti siano due, diciamo, quindi ecco. In secondo luogo, mi pare che più pubblicamente di così questa comunicazione non potesse essere fatta. Io insisto, noi stiamo proponendo un servizio. Mi chiedo, l'elettore che davvero non abbia avuto un legittimo impedimento a venire a votare domenica scorsa, come deve fare? Noi stiamo favorendo questo processo e onestamente io credo che questo sia un processo che, alla luce dei risultati di domenica scorsa, favorisce forse più Bersani che noi. Cioè, chi ci dice che gli elettori che noi chiamiamo a votare e dei quali vogliamo incoraggiare la partecipazione siano degli elettori di Renzi? Sulla base dei risultati di domenica scorsa, la maggioranza sono invece degli elettori che propendono piuttosto verso Bersani. Io credo che questa sia una iniziativa che, appunto, se non la si guarda con le lenti di una preoccupazione che, alla luce anche dei risultati di domenica scorsa, obiettivamente apparsa infondata, è un'iniziativa che beneficia in particolare il candidato che uscirà vincitore dalla competizione di domenica e, sulla base dei risultati di domenica scorsa, il favorito da questo punto di vista è Bersani. Cioè, se la partecipazione tra i due turni aumenta e se quindi ci si svincola un po' anche dal discorso dei semplici apparentamenti dei candidati che sono stati eliminati al primo turno. Quindi, se c'è una nuova ondata di elettori che partecipano e che legittimano il soggetto che uscirà vincitore al secondo turno, come succede peraltro in tutti i meccanismi di doppio turno conosciuti al mondo, che io sappia, perché in tutti i meccanismi, io ho riguardato i dati delle presidenziali francesi a partire dal 74, tutte le volte al secondo turno hanno votato molti più elettori che al primo, perché si genera una dinamica in questo senso che beneficia tutti, che beneficia la competizione nel suo insieme, per non parlare evidentemente delle primarie del Partito Socialista Francese, che sono state un po' il riferimento peraltro di questa competizione, dato che l'abbiamo voluta col doppio turno, eccetera, eccetera, dove ci sono stati 200.000 elettori in più. Quindi davvero, io da questo... No, non è vero, quello l'ho visto anch'io, il dato dice che sono 200.000, vabbè, comunque, se fossero 500.000 ha maggior ragione. E quindi, onestamente, non vedo dove, da questo punto di vista, davvero non riesco a capire quale sia il problema. Altre domande? Cosa c'è? Non penso che ci sia. Ah, scusa. Guarda, da quello che ho capito, sentendo un attimo la cosa, è che sostanzialmente uno compila i campi che sono qui, compreso quello obbligatorio di spiegare qual è il motivo per cui non ha potuto. Dopodiché fa un click e la mail parte e raggiunge il coordinamento provinciale di riferimento. Se la scrivi da Albano sarà la provincia di Roma, se la scrivi da un quartiere, da una via di Roma o dal comune di Roma sarà il coordinamento di Roma, se la scrivi da Vinci andrà a Empoli piuttosto che Scandicci a Firenze, non lo so, insomma, ecco, è un meccanismo dove sono stati inseriti gli indirizzi del e uno lo, cioè non c'è nessun filtro, diciamo così. L'unico filtro avviene altrove.
Sì, cioè... Scusa, in realtà, importante, questo è un meccanismo per semplificare l'elettore che ha avuto un impedimento di trovare la soluzione di poter andare a votare. Lui inserisce le sue motivazioni, la sua specifica situazione. Lo strumento tecnico è un semplificatore, ma ognuno lo riempie ovviamente con i propri dati e poi con quello che gli è successo e che gli ha impedito il voto. Per cui è semplicemente un meccanismo tecnico per facilitare coloro i quali hanno diritto di andare a votare la prossima domenica ma non ne hanno avuta l'opportunità per un impedimento come recita il regolamento, di semplificare la loro attività di iscrizione, perché lo ricordo, gli uffici sono provinciali questa volta, quindi c'è un problema di distanza, un problema di automobili, un problema di orari, per cui questo meccanismo li aiuta semplicemente a fare la domanda con i loro dati soggettivi e con i loro impedimenti che hanno portato al non voto della domenica scorsa. Per stare sempre nella giungla dei regolamenti, il primo regolamento prevedeva solo la presenza fisica nel comitato, il primo coordinamento provinciale che si è espresso per dire per favore siamo seri, usiamo le mail e i fax è stato quello di Varese, perché è un territorio pieno di valli e dove le distanze sono sensibili tra un luogo e l'altro della provincia. Allora, al di là del fatto che i limiti non sarebbero comunque stati superati, perché le spese che sono state documentate sul sito fino a questo momento sono intorno ai 50.000 euro, quindi queste inserzioni sono intorno ai 50.000 euro le spese documentate fino a questo momento sul sito del Comitato e quindi in ogni caso non sarebbero stati superati i limiti. Ma non è questo il punto, stiamo parlando di un soggetto che è completamente distinto dal Comitato per Matteo Renzi, la Fondazione Big Bang, molto precedente tra l'altro, nel senso che è una fondazione che è stata costituita all'inizio dell'anno, a febbraio, qui che ha un oggetto sociale molto più ampio di quello relativo alle primarie, che continuerà ad esistere anche dopo queste primarie. Vi leggo tra l'altro una parte degli scopi statutari di questa fondazione. Tra gli scopi statutari della Fondazione sta la promozione di strumenti di collaborazione effettiva delle persone alle decisioni politiche e amministrative che le riguardano, in particolare elaborando e diffondendo modalità partecipative che utilizzino appieno le potenzialità della rete.
Quindi questo è stato scritto a febbraio, stiamo parlando diciamo di due questioni completamente distinte. Ripeto, basta andare a leggere l'appello, peraltro, dove, se non sbaglio, oltretutto il nome del candidato Bersani sono in ordine alfabetico, no? Quindi prima Bersani e poi Renzi. Il testo dell'appello è chiarissimo, non c'è alcun invito ad andare a votare per un candidato piuttosto che per l'altro, ma solo un invito alla partecipazione. Ma non vai. La Fondazione ha speso per questa iniziativa circa 100.000 euro. Altre domande? Io no, vuoi tu? No, volevo chiedere, avete il programma con un'iniziativa come quella di oggi sui giornali, perché se posto degli altri quattro candidati, immagino che vi chieda uno stop, no? A iniziative di questo tipo, perché non posso immaginare che un esposto dei quattro punti all'annullamento del ballottaggio della cultura del resto. La seconda domanda è: voi prevedete che ci possano essere dei casi domenica e 16 di persone che vogliono votare, che non hanno avuto la risposta dai comitati provinciali, che si presentano comunque di sera? A chi toccherà in quel caso decidere se possono votare? Al Presidente di seggio? E come interpreterà quella norma per cui estremi, no, problemi di gravità hanno reso impossibile la partecipazione? Ma noi Stefano, ci riserviamo di, come Fondazione Big Bang, di assumere tutte le iniziative necessarie per continuare a promuovere questa iniziativa, che consideriamo pienamente legittima, e quindi non vediamo quale sia la ragione, diciamo, per interromperne il percorso. Tra l'altro, da quello che ho capito, i riscontri sono anche piuttosto buoni, ci sono decine di migliaia di persone che hanno già chiesto di potersi registrare attraverso questo strumento. Lo abbiamo anche in questa sede, mi pare, spiegato nel dettaglio. È un'iniziativa, io ritengo, che diciamo, avrebbe dovuto essere presa dagli organizzatori di queste primarie, cioè è evidente che dovrebbe esserci, anziché 108 mail distinte, mi sembra naturale che ci dovesse essere un unico indirizzo mail al quale poter indirizzare queste richieste. Questo non è avvenuto, ci sono 108 indirizzi, la Fondazione Big Bang ha ritenuto, a me sembra utilmente, di fornire questo strumento per indirizzare le diverse mail, facendo poco più che le veci del postino in questo caso. Per quanto riguarda la seconda domanda, è ovvio che entriamo in un terreno, diciamo, un po' insomma, non molto bene circoscritto. Quello che è accaduto al primo turno è che abbiamo avuto tutto sommato un'interpretazione abbastanza estensiva che ha lasciato poi un buon margine di partecipazione, quelli che si sono presentati ai seggi solo con l'email di registrazione o addirittura senza essersi registrati sono stati ovviamente ammessi. Noi ci auguriamo che perlomeno le persone che hanno seguito questa procedura e che quindi hanno inviato la mail nei tempi giusti, quindi entro domani sera alle 20, e che non hanno ricevuto una risposta negativa sulla base di quello che è previsto dal regolamento, cioè con una deliberazione il giorno successivo, motivata, di valutazione caso per caso e quant'altro, che in questo caso mi sembra complessa, visto che stiamo parlando davvero di decine di migliaia di casi. Noi ci auguriamo che queste persone possano recarsi al seggio
ed essere ammesse a votare, evidentemente. Il regolamento ammette delle norme interpretative che consentano di chiarire dei dubbi, ma non di scardinare il regolamento. Il regolamento ha fatto una scelta mediana per due scelte. Non ha consentito, come nel rimanere a tutti di andare a votare. Sono stati circa 530.000 di più a votare secondo il regolamento. Ma non ha neanche chiuso il tutto. Ha consentito a coloro che dichiarano impossibilitati di essere riammessi in due giorni. Il modo con cui è scritto l'articolo 14,4 dichiarino di essere ritrovati configura una sorta di automatismo, esattamente come quando io firmo la carta di intenti. Non è che c'è qualcuno che può mettersi la macchina della verità e stabilire se io dico il vero quando firmo la carta di intenti. Questo vale spesso qui. Quindi si presuppone che una persona che dichiara, per il fatto stesso che dichiara, cioè se mi arriva una mail con scritto siamo la banda da soldi, stavamo organizzando un punto a Topolinia, è manifestamente falso. E in tutti gli altri casi è sufficiente la dichiarazione, qualsiasi delibera interpretativa che snaturi rispetto al regolamento non è legittima, perché le circolari delle dichiarazioni sono norme sottoposte al regolamento, è il regolamento che fa i comitati provinciali hanno il dovere di rispondere positivamente alle mail che ricevono. Questo è il regolamento, non è altro che il regolamento, qualsiasi altra interpretazione vuol dire che si sta cambiando il regolamento. Diciamo che intanto, come accennavo prima, queste domande devono essere valutate da questa commissione, da questo coordinamento, al quale possono partecipare, anche se in forma consultiva non deliberante, anche i rappresentanti dei due candidati. Quindi le cose si vedranno in tutti e 108 i coordinamenti provinciali che si riuniscono dopo le 20 del venerdì, e poi lì vedremo, insomma, si capirà che cosa succede. Pare che la confusione sia già abbastanza, che se uno si concentra per farla diminuire è forse la cosa più saggia. Ma l'abbiamo detto? Una cosa, al di là, diciamo, del servizio che avete messo a disposizione alla partecipazione politica, ma voi dal territorio avete al momento, finora, idea di quante persone stiano andando a chiedere, posso per favore votare domenica, che non ho potuto quella scorsa, per capire di che cosa stiamo parlando, perché ieri ragazzi parlavano 200.000 persone, alle 12, alle 12 a Milano erano 4.300 mi pare, a Torino oltre 1.500, a Genova oltre 500, Bologna oltre 1.000, a Bologna oltre 1.000, a questo non faccio più. Milano 4.300, Torino alle 12, Torino 1.500, Genova 500, Bologna 1.000, non lo so, ora, ma non, cioè, non sto dando dati che riguardano questa cosa qui, sto dicendo le email che sono arrivate e che costringono questi comitati a telefonare ad Aruba ed aumentare la banda perché non riescono a contenerla. Accanto a queste cose qui ci sono poi quei cittadini di cui parlavo prima, 30 a Terni, di cui non abbiamo, diciamo così, i numeri, perché sono, diciamo così, segnalazioni spot, che si presentano e che vengono, cioè, come dire, scarsamente presi in considerazione, per usare una terminologia elegante. L'altra cosa che emerge è che in alcuni casi vengono chiesti dei certificati. Cioè, nessuno chiede certificati, sono state dette una serie di boiate su questa cosa qui, in molte realtà, ma allora serve anche a Modena, mi pare, serve il certificato, serve la ricevuta di qualcosa, insomma, ora io ho
visto o letto da qualche parte ieri Verdone, mi è bastato quello, insomma, quindi sicuramente avrete letto anche voi, non voglio fare una citazione poco legata. Altre domande? Bene, grazie a tutti.